Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Evercrisis e dopo aver parlato della collaborazione e del crossover di Final Fantasy VII Rebirth, aver analizzato anche il banner che ovviamente ci è stato proposto all'interno del gioco con Tifa e Red, oggi parliamo di... Cioè, in questo momento parliamo del contenuto che effettivamente il gioco ci pone come massima difficoltà per questa prima parte dell'evento. Anche perché vi ricordo già che è uscita la notizia per la seconda parte dell'evento che comincerà il 21 notte. Quindi il 21 notte alle 3 del mattino avremo praticamente la seconda parte dell'evento che probabilmente metterà in campo anche la difficoltà Crash e quindi avremo la possibilità poi di fare una sfida un po' più succosa. Ovviamente le difficoltà massime di questa prima parte dell'evento sono la Materia Guardian X1 e la Materia Guardian X2, che come potete notare come diciamo requirement, quindi come, diciamo, come potenza richiesta o comunque suggerita, porta 140.000 per la X1 e 180.000 per la X2. Ovviamente sono cifre che per un giocatore veterano sono ben più diciamo sono abbastanza soddisfacenti e soddisfabili da questo punto di vista, proprio perché ormai il profilo di un veterano possiede comunque armi e possiede equipaggiamenti tali da riuscire senza grossi problemi ad affrontare queste difficoltà. Specialmente per chi ha pullato nel banner di Capodanno o comunque vuole pullare in questo banner, vi consiglio di mettere in wishlist tutte le armi fuoco di Cloud o di Sephiroth, soprattutto la Sky Splitter di Cloud, anche se ovviamente chi non ha pullato nel suo banner non avrà il costume Arcanum, però già l'arma, essendo comunque un'arma fuoco diretta che fa danni fuoco come main core ability, vi aiuterà tantissimo. Infatti, per quanto riguarda il setup, anzi in questo caso posso farvi vedere i setup sia di X1 che X2, che comunque vi farò vedere in un unico video, dato che comunque non c'è tutta questa difficoltà fondamentalmente nel combattimento, tant'è che lo vedrete praticamente in auto. Vi faccio vedere il setup che ho utilizzato io, un setup che ovviamente rappresenta in questo caso Cloud come DPS, dato che appunto il mio Cloud ha fondamentalmente il suo setup fuoco di Capodanno, Aeris che invece avrà il classico ruolo di debuff ed healing, e Sephiroth che in questo caso mi consente di avere un supporto per quanto riguarda Cloud tutto fuoco, quindi in un modo o nell'altro possiamo gestire anche il danno di Cloud tramite appunto il supporto che Sephiroth mi dà e mi consente di fare molti più danni. Infatti, come potete notare, Sephiroth possiede un setup molto, diciamo, easy da questo punto di vista, con la sua arma fuoco, ovvero la Yai, che per chi non la conoscesse è un'arma che praticamente infligge difesa fisica down e fire resistance down, quindi mi consente di avere un doppio debuff sul mio avversario che qui si sfrutta in modo incredibile. Senza considerare anche il fatto che quest'arma possiede anche il sigillo AX, il boost del sigillo AX, che praticamente mi consente di breccare più velocemente il mio avversario. Quindi è un'arma che per questo evento è praticamente perfetta. Quindi un evento pensato anche per chi ha pullato a Capodanno e comunque ha questa tipologia di armi. Arma secondaria che invece ho messo la Nameless, proprio perché come Refined Abilities al secondo posto abbiamo una resistenza agli attacchi tuono, in quanto il Materia Keeper infligge danni tuono tramite il suo train, che è la tecnica, diciamo, per eccellenza che si apprende anche durante Final Fantasy VII, e quindi essendo una tecnica di tipo tuono ovviamente noi andiamo a buffarci un pochettino quello che è il boost tuono. Ovviamente non avrò problemi di utilizzare questa skill, che comunque costa soltanto 2 ATB ma abbassa la difesa magica soltanto di potency slow, perché io con Aeris abbasserò la potenza magica già di 2 tacche, quindi di conseguenza questo attacco non verrà praticamente sfruttato quasi mai, se non proprio per una questione di velocità
sfruttato subito, però poi non più eseguito. Ovviamente tutte materie poi per le stats, tranne ovviamente il Fireblow messo in seconda posizione, perché il sigillo della nostra arma mi permette di fare 30% di danni in più con diciamo il danno fuoco. Quindi, essendo comunque Sephiroth in grado di abbassare la resistenza a fuoco, utilizzo la materia di Fira Blow in questo caso. La skin ho messo quella di Kuja per prendere più che altro il bonus HP. Non mi interessa ovviamente il bonus magico, e gli altri vestiti ovviamente non mi danno bonus che mi possano servire più di tanto, mentre invece in questo almeno abbiamo il bonus HP. Infatti, come statistiche abbiamo tantissimi HP, 9.800, quasi addirittura 10.000 HP, cifra veramente incredibile. Un 2.600 d'attacco fisico, che per un sub DPS secondo me non è male come statistica, e poi in generale abbiamo un boost di attacco fisico di livello 6, un boost fuoco di livello 3 e boost HP di livello 6, che comunque sia mi consente di avere tanti tanti HP. Sub weapon in questo caso, tutte sub weapon che mi consentono di avere difese e HP, in questo caso HP e difesa magica, HP e difesa fisica, e poi successivamente attacco fisico e vento tramite la Falchion di Zac, ma ovviamente un boost in attacco che mi serve solamente per incrementare un po' le mie statistiche di attacco fisico e non altro, anche perché il vento ovviamente non lo andiamo a sfruttare. Limit non ho messo la summon, perché l'ho data ovviamente a Cloud, la summon di Ifrit. Limit, noi utilizziamo la sua limit, ovvero Ardent Flare, proprio per potermi buffare attacco e difesa, attacco magico e attacco fisico, e ovviamente fare danni al nostro avversario. Per quanto riguarda Eris invece abbiamo classico setup da curatrice barra debuffer, con ovviamente le mie armi ormai Fairy Tail e Sun Umbrella, che fortunatamente raggiungono l'overboost 7 e quindi mi consentono di essere molto incisivo sia per quanto riguarda le cure sia per quanto riguarda i debuff. Materie che ovviamente vengono utilizzate solo per le stats, materia ovviamente di Fire, in questo caso Fire Aga, perché appunto abbiamo il nostro avversario debole a fuoco, in questo caso Ruin con il sigillo X messo alla fine proprio per facilitare il break, e poi un Healing Poison che soprattutto nella X2 del nostro combattimento sarà molto 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 utile, perché il nostro avversario infliggerà poison e quindi sarà difficile rincorrere gli HP, meglio curare subito il poison e poi successivamente curarsi. Ovviamente come limit sempre Healing Wind, costume da Chocobo che mi incrementa in questo caso HP e difesa magica. Potremmo tranquillamente mettere anche heal e difesa magica, però in questo caso perderemmo una buona fetta di HP, quindi meglio boostare in questo caso gli HP, anche perché, come potete notare nelle statistiche, l'attacco magico e l'healing sono superiori a 2000, per cui mi vanno assolutamente bene. Come sub weapon, anche in questo caso abbiamo ovviamente difesa magica healing e HP difesa magica, proprio per incrementare il più possibile la mia difesa magica anche contro il train, che è ovviamente il mio avversario effettua, dato che comunque l'attacco train viene considerato come attacco magico. Quindi la nostra Eris ha un setup classico di healer debuffer. Infine passiamo a Cloud, che è il mio DPS per eccellenza, DPS di tipo fuoco in questo caso, skin di capodanno con Arcanum Fuoco, quindi aumento delle abilità e dei danni fuoco del 35%, molto buono. L'arma che ovviamente è la Sky Splitter, che è la sua arma di capodanno, comunque con 4 overboost, niente male, che mi consente comunque di fare un bel quantitativo di danno fuoco e poi avere il boost per quanto riguarda danno fisico e ovviamente danno fuoco. Arma secondaria Buster Sword, che mi aumenta attacco magico fisico e HP, giusto per permettere a Cloud di essere un po' più forte, senza considerare il fatto che avendo il sigillo AX mi consente anche di poter breccare facendo l'1,5% di danni se brecchiamo appunto tramite questo attacco. Un Fire Blow che mi serve sia per statistiche e sia magari per velocizzare un attacco rapido per eliminare subito il nemico, un Quakera Blow che mi serve solo per le stats, e poi sigillo AX con Ruina Blow, perché anche in questo caso l'arma di Cloud mi permette di avere il boost al sigillo X. Quindi chi ha pullato a capodanno fondamentalmente questo evento riesce a completarlo senza grosse difficoltà.
quindi non vi preoccupate. Ovviamente summon di Ifrit, perché comunque Cloud è tutto vestito a fuoco, e poi come sub weapon abbiamo l'arma di Sephiroth, la Crimson Blade, che mi dà boost di attacco magico, fisico, fuoco. L'arma di Zack, che in questo caso la Black Whisker mi serve solo per il boost di attacco fisico, perché l'acqua ovviamente non ci interessa, ma il boost di attacco fisico mi serve per raggiungere il massimo grado di appunto attacco fisico. E poi la Crew Kicker di Glenn, che mi aumenta HP e boost fuoco. Molto molto buona quest'arma, perché mi consente di avere boost fuoco e anche gli HP senza rinunciare ovviamente ad altre armi, o comunque senza mettere altre armi che non mi aumentano ciò che mi serva. In questo caso, come potete vedere, boost d'attacco fisico al 7 preciso, con 55 punti, boost fuoco di livello 5, che non è affatto male, boost HP di livello 4, che può rappresentare comunque una via abbastanza decente, anche perché, come potete notare, 8400 HP sono più che sufficienti e 3400 HP, che sono assolutamente ottimi per un main DPS. Detto ciò, l'unica cosa importante, vi ricordo di equipaggiare al vostro curatore o a un vostro personaggio in generale l'healing per il poison, e non dovreste avere grossi problemi. Vi lascio ovviamente adesso alle mie run, che durano pochissimo, perché appunto velocizzate e fatte in auto noterete come questo team riesce tranquillamente a giocare da solo. Io vi ringrazio ancora per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile, e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Let's go.